Buonasera a tutti. Grazie per l'invito al segretario Marco Ravera e agli altri amici e compagni della festa di rifondazione qua di Savona. Siamo questa sera con il segretario nazionale Maurizio Acerbo. Faremo un'intervista, una lunga chiacchierata un po' sia sulla situazione politica attuale, ma direi anche sul futuro di questo partito di Rifondazione Comunista e anche della sinistra radicale in questo paese, perché penso e pensiamo che sia una fase storica davvero difficile, ma a parte dirci la difficoltà che viviamo, bisogna anche provare a trovare delle soluzioni. Era molto carino il manifesto, devo dire, non so chi lo ha progettato, di Marx con i due. Bravissimo Danilo, perché è veramente bello con quel titolo. Ma che colpa abbiamo noi? La prima domanda che io volevo fare a Maurizio, ecco, la sinistra in generale, il centro-sinistra e la sinistra nel complesso, gli eredi del Partito Comunista, è la fase più difficile della storia probabilmente dal dopoguerra ad oggi. Per la sinistra radicale, mettiamola così, in tutte le sue varie declinazioni, qual è la colpa? Perché ci siamo ritrovati in questa situazione di grande frammentazione, allo stesso tempo di, lo si può dire forse, insignificanza politica? Il fatto che, a parte, al di là del tema dei voti, delle percentuali, ma c'è un'egemonia culturale completamente opposta in questo momento del paese. Ecco, se volessimo fare un po' di autocritica, qual è la colpa della sinistra radicale in tutti questi anni? Fino a 10-12 anni fa quest'area valeva il 10% in questo paese, ma soprattutto rappresentava un punto di vista interessante, ascoltato, seguito. Adesso non è più così. Ma credo che la risposta alla tua domanda, mi associo anch'io ai complimenti a Danilo Motti per il manifesto, è quella che la sinistra radicale, quando era forte, non è stata radicale. E nella crisi della classe dirigente di questo paese, della sua legittimazione presso i ceti popolari, non è stata sufficientemente percepita come altra cosa dal centro-sinistra e dalla classe dirigente responsabile di scelte impopolari. Dico questo non solo sul piano delle concrete scelte politiche, ma anche dei comportamenti. Ovviamente parliamo al passato, perché da molti anni noi siamo in un contesto diverso e la nostra irrilevanza elettorale deriva più dalla invisibilità delle nostre posizioni e del nostro lavoro politico che da responsabilità nostre. Poi anche lì c'è molto da discutere, però alla radice, quando noi avevamo il 10-12% non eravamo invisibili come oggi, eravamo in televisione tutte le sere, ospiti di Bruno Vespa nei telegiornali eccetera, è accaduto qualcosa che non ci ha resi, nella percezione delle classi popolari, dei giovani, anche di molti che erano, anzi della maggior parte dei nostri elettori, diversi dagli altri. E su questo io credo che non sia stato fatto sufficientemente un bilancio e che c'è ancora una nostalgia e una incapacità di fare i conti con quella vicenda. Poi magari approfondiamo, però tu hai fatto un libro su Podemos, mi pare uno su Alexis e su Syriza in Grecia. Sia in Grecia che in Spagna i nostri compagni sono stati percepiti come partiti, come forze politiche, come persone anti-establishment, fuori dal sistema di potere che lo contestavano. In Italia, per una serie di errori, sia nei comportamenti, sia nelle biografie, perché poi le cose contano, e sia di scelte politiche, e questo non è accaduto, e il Movimento 5 Stelle si è installato a occupare uno spazio politico che avrebbe dovuto essere dei comunisti e della sinistra radicale. È un bel guaio
e purtroppo vediamo che le conseguenze oggi le stiamo pagando in maniera molto pesante, non tanto noi quanto il paese, soprattutto le categorie più deboli e soprattutto gli immigrati che già fuggono dalle guerre e dai disastri che combiniamo all'estero, ma arrivano in Italia e trovano una situazione imbarbarita che per molta parte deriva, a mio parere, proprio dall'assenza sulla scena della sinistra. Ecco, a proposito di Movimento 5 Stelle, che occupa uno spazio appunto che in altri paesi è stato occupato anche da forze di sinistra, da i comunisti come si devono rapportare nei confronti di questo governo che è un po', che ha due facce, la faccia cattiva di Salvini e una faccia diversa oggettivamente del Movimento 5 Stelle, che anche ad esempio sul tema lavoro sta timidamente, però lo sta facendo, provando a cambiare un po' il paradigma per cui anche rispetto al diritto del lavoro il lavoratore finalmente ha la percezione che forse sta cambiando l'aria. Ieri sul mio giornale, su Repubblica, c'era una lunga intervista anche a Roberto Fico, che esprime un po' anche tutta l'anima di sinistra del Movimento 5 Stelle. Ecco, i comunisti come devono dialogare con quel Movimento 5 Stelle? O ormai si sono venduti a Salvini e quindi non sono più potabili? E soprattutto, l'opposizione, si fa l'opposizione insieme al PD oppure no? Ma io credo che il Partito Democratico sia il migliore alleato di questo governo. E proprio il tipo di opposizione che fa il Partito Democratico tiene in piedi il consenso rispetto a questo governo, perché se uno su qualsiasi dei temi principali oggetto di polemica in questi mesi e di dibattito politico guarda un talk show televisivo, quella che la televisione chiama sinistra, cioè il Partito Democratico, critica questo governo da destra e dà l'impressione che il Movimento 5 Stelle stia facendo una rivoluzione sociale. Ahimè, questo non sta accadendo. Faccio un esempio banalissimo per la questione che tu citavi, decreto dignità. Il Movimento 5 Stelle ha fatto alcune modifiche positive e una negativa, quella sui voucher, ma tutto sommato ha lasciato in piedi l'architettura nata tra pacchetto 3 o legge 30 e Jobs Act, cioè la maggior parte dei lavoratori che entrano nel mercato del lavoro continueranno a essere precari come prima, e non ha fatto quella rivoluzione che aveva annunciato, cioè reintrodurre l'articolo 18, non ha fatto quello che Di Maio, non prima delle elezioni ma un mese fa, ha detto. Di Maio ha presentato il decreto dignità dicendo licenziamo il Jobs Act. Se ci fosse una sinistra in televisione dovrebbe dire: beh, ma l'avete licenziato il Jobs Act o gli avete messo un po' di cipria sopra? Invece, se voi guardate le trasmissioni, il PD, la cui posizione coincide con quella di Brunetta e di Confindustria, dà l'impressione che davvero Di Maio abbia spazzato 20 anni di riforme neoliberiste, cancellato il Jobs Act, creato un disastro, con una critica tipicamente di destra, per cui un telespettatore, che non è un addetto ai lavori come noi che passa la giornata a studiarsi queste cose, ha l'impressione che questo Di Maio qualcosa sta provando a fare. E idem succede sulla TAB, idem accade sulla legge Fornero e via discorrendo. Io penso che noi dobbiamo reintrodurre nella politica una categoria, quella dell'onestà intellettuale e anche dell'umiltà. Prima di tutto noi discutiamo con tutti, nel senso che se milioni di persone votano PD pensando che sia un partito di sinistra, a mio parere fanno un'idiozia, però ciò non toglie che io continuerò a discutere con loro con umiltà, buona educazione, cercando di fargli capire perché si sbagliano, perché magari sono iscritti al mio stesso sindacato, all'AMPI come me, all'ARCI, hanno frequentato per anni le stesse manifestazioni con me, abbiamo fatto tante cose insieme. Se io li insultassi non riuscirei a parlarci. Ma questo vale anche per i compagni e le compagne che hanno votato Movimento 5 Stelle. Io li invito a ragionare sul fatto di come si possa partire. Io conosco compagni e compagne in tutta Italia che sono passati al voto al Movimento 5 Stelle criticando Rifondazioni per alcuni cedimenti al centro-sinistra
che al confronto dell'enormità di allearsi con un fascista come Salvini erano nulla. Allora invitiamoli a ragionare, però quando parliamo con quelli della nostra classe, umiltà, anche perché noi non abbiamo una possibilità, umiltà ovviamente con chi se la merita, cioè anche da chi, quando bisogna mandare qualcuno a quel paese lo si mandi, che lo aiuta anche a ragionare, però siccome sappiamo che il nostro punto di vista nei media non c'è, è anche comprensibile che ci sia una grande confusione. Oramai sono anni che le persone non sentono un ragionamento di sinistra per un secondo di fila in televisione. Se ci va un Gino Strada e dice qualcosa sulla guerra ai migranti, ma sono proprio rare occasioni. Per cui c'è una confusione, c'è rabbia e noi dobbiamo tenerne conto. Rispetto al Movimento 5 Stelle, io ripeto, dobbiamo avere un costume di onestà intellettuale. Se questo governo fa una cosa buona, non è che noi gli dobbiamo dare torto per forza. Se non la fa, lo attacchiamo, ma come bisogna fare con qualsiasi governo. E io su questo chiudo, c'è una cosa che ho detto al congresso nazionale dell'ARCI e che ho ripetuto quando vado presso riunioni dell'AMPI e di qualsiasi associazione, movimento, presso la CGIL. E questo governo lo mettiamo in difficoltà nelle cose di destra che fa o che vuole fare se le nostre critiche non sono strumentali, perché entra in crisi il consenso che ha tra tante persone di sinistra se tu fai emergere una critica in cui dimostri che quella cosa che stanno facendo è sbagliata o che stanno dicendo è barbara. Se invece si dà l'idea che siamo strumentali solo perché dobbiamo riportare al potere quelli che meritatamente lo hanno perso alle ultime elezioni, allora la gente chiude le orecchie e dice: meglio vedere cosa fanno sti giovani al posto di ritrovarci quelli di prima. Io credo che quindi i comunisti debbano essere alternativi sia alla maggioranza di governo che a questa presunta opposizione parlamentare. Questo discorso vale anche per ipotetici fronti antirazzisti. Mi viene in mente quella copertina che ha fatto Rolling Stone con una lunga serie di adesioni, molte persone legate anche al governo precedente, e mi viene in mente insomma anche le politiche di Minniti, che in realtà molto differenti rispetto a quelle dell'attuale governo non erano. Ecco, però anche in questo caso la sinistra radicale non rischia di ritrovarsi nuovamente schiacciata a dover aderire a appunto fronti dove la differenza probabilmente rispetto tra il vecchio governo e il nuovo è il bon ton, no? Ecco, non vedi questo rischio? Non è un pericolo. Io penso che la sinistra radicale e i comunisti debbano difendere la propria autonomia. Ripeto, non solo la sinistra radicale e i comunisti, ma anche l'AMPI, l'ARCI e la CGIL. Voglio essere chiaro. Il Partito Democratico, dopo aver votato i decreti Minniti Orlando, dopo non aver voluto abolire la Bossi-Fini per 10 anni e passa, perché ci abbiamo provato anche quando eravamo alleati ed eravamo al governo insieme, dopo aver inventato i CIE, eccetera, eccetera, il Partito Democratico non ha la legittimazione politica e morale per convocare manifestazioni antirazziste. Al massimo può aderire come chiunque altro ed è benvenuto. Perché? Ma mica per altro, perché non convincerai mai un elettore di questo governo che quella non sia una manifestazione strumentale da parte di chi faceva come fa Salvini. Ma d'altronde, ve lo ricordate Minniti applaudito al Festival dei fascisti di Fratelli d'Italia con la Meloni che diceva che era finalmente il ministro che realizzava il loro programma? Ve li ricordate i complimenti di Salvini? E allora, cioè, o fai Minniti o fai l'antirazzista, cioè, non è che si possono fare 10 mestieri, anche se questo è il paese del trasformismo. Altra cosa è il fatto, evidentemente, che se ci sono grandi manifestazioni, mobilitazioni promosse da soggetti credibili per difendere questioni di democrazia, di diritti, i comunisti, come hanno sempre fatto nella loro storia, ci vanno. Faccio un esempio, vi do una notizia: ieri un comune in Umbria
ha deciso di cancellare l'intitolazione di una piazza a Palmiro Togliatti. E io presumo, credo di essere stato il primo a fare un comunicato, perché l'ho visto mentre venivo qui in treno. Ma se domani l'Ampi indice una manifestazione a Bastia Umbra per dire no a questa operazione di revisionismo storico, Togliatti è un padre della Costituzione e della democrazia in Italia, io ci vado con chiunque va a quella manifestazione. Altra cosa è fare il fronte repubblicano di Calenda o quello democratico di Zingaretti o qualche d'un altro. Da questo punto di vista, personalmente, anche come linea, come partito, siamo completamente contrari, e non per settarismo, ma per efficacia. Questo governo può avere un'opposizione efficace solo se è un'opposizione di sinistra, e le posizioni che sostiene il PD e tutto il mondo che erroneamente viene definito di centro-sinistra. Oggi mi pare che sul tuo quotidiano Folli abbia scritto un po' tardivamente, perché si poteva scrivere da 7-8 anni almeno, forse 10, ha scritto che tutto sommato programmaticamente tra Forza Italia e PD non ci sono oramai motivi di grossa differenza. Ora noi siamo la sinistra e dobbiamo fare un'altra cosa, e dobbiamo lavorare per fare in modo che sia chiaro a tutti che siamo un'altra cosa. Noi contestiamo questo governo perché non abolisce la legge Fornero, non perché vuole abolirlo, meglio, perché dice che vorrebbe abolirla. E potrei fare altri 10 esempi di questo tipo, quindi sono contrarissimo. Penso che noi abbiamo bisogno di costruire in Italia un fronte popolare, cioè di riorganizzare i ceti e le classi popolari per difendere i propri interessi, avendo come bandiera la Costituzione nata dalla Resistenza, data che oggi il Parlamento è in mano al 98%, al 97% da forze politiche estranee e a volte nemiche della Costituzione e dei suoi principi. C'è anche un problema lessicale, cioè ancora riferirsi oggi, utilizzare la parola sinistra è ambiguo, lo dicevi tu adesso, no? Perché se usciamo di qua, se tu chiedi qual è il partito della sinistra in Italia, ti dicono il PD. E la sinistra è considerato l'establishment di fatto, no? Con le persone, parlando con le persone comuni. Ha ancora senso riferirsi a queste categorie? Perché magari in buona fede parlare di sinistra ha un senso, ma poi si esce fuori di qui e non si viene più capiti, no? In altri paesi, appunto, parlavamo di Podemos prima, tu la citavi. La parola sinistra non è così fondamentale, invece noi continuiamo a restare legati a questa parola, ma probabilmente è anche un errore, una cosa che in realtà devia l'attenzione, rischia di far confusione da parte nell'elettorato. Ma guarda, questa era la tesi, è una tesi molto diffusa, e anche nell'area nostra. La lista Potere al Popolo si è chiamata così perché molti, appunto, dicevano: se la chiamiamo usando la parola sinistra ci confondono col PD e quelli lì, per dire. Ma lo stesso Di Magistris dice cose sì, ma è diffusissima, e anche una tesi, mi pare che c'era implicita nel libro che avevi fatto insieme a Giacomo Russo Spena su Podemos. Io sinceramente ho un'opinione diversa, anche se non mi ci impicco, penso che debba essere oggetto di discussione rispetto a come ricostruiamo un discorso politico efficace e come costruiamo una strategia di comunicazione adeguata alla fase. Noi abbiamo due problemi: uno, che è quello di far capire alla gente una cosa elementare: non ci sono più due sinistre, il PD non è un partito di sinistra. E lo dico non perché la pensi come Ferrando, perché quando si diceva del PDS non era vero, cioè c'era un tempo una sinistra moderata, una sinistra radicale. Se uno analizza i fatti, o meglio anche le chiacchiere, perché oramai le chiacchiere da molti anni corrispondono ai fatti, se noi usassimo le categorie, i più anziani ricorderanno che il Partito Comunista Italiano una volta all'anno distribuiva l'almanacco, ve lo ricordate?
dove c'erano poi i fatti dell'anno e poi un glossario, un vocabolario, le parole complicate, eccetera. E per spiegare, all'epoca, quando la politica si fondava su concetti chiari, per definire quelli che non erano fascisti, ma che portavano nella politica il punto di vista e difendevano gli interessi della finanza, delle banche, dei grandi gruppi industriali, delle multinazionali, venivano definiti la destra economica. Se io dovessi usare in termini scientifici una definizione di quello che è stato il PD dal discorso del Lingotto di Veltroni e poi in maniera, poi passando per il governo Monti e poi la vicenda di Renzi, che si vedeva tra il quale che era uscito da OK e il prezzo è giusto, io definirei il PD un partito di destra economica, senza offendere nessuno e senza confonderlo con i fascisti, i razzisti, che sono un'altra cosa. De Gaulle era di destra, ma non era fascista, anzi è fatto la resistenza, quindi per essere chiari. E io non so se ha senso che in Italia, dove c'è già da anni un soggetto politico che dice che non esistono più destra e sinistra, unirci a questo coro, perché Podemos lo fece in Spagna, ma non c'era il Movimento 5 Stelle, anzi prendeva Podemos quello spazio, se non abbia più senso dire che noi stiamo ricostruendo la sinistra e che tutto il resto e quelli che hanno governato l'Italia in questi anni non sono di sinistra. È un problema che abbiamo, perché la confusione che tu dici è il principale problema di comunicazione che abbiamo. Adesso, se voi scrivete sui social un commento e criticate questo governo, la gente vi dirà: ma quando quelli lì hanno fatto quella cosa lì, dove eravate? Non vi succede? A me succede tutti i giorni. Ma perché è evidente, la gente identifica la sinistra con chi ti manda in pensione a 70 anni, con chi ha fatto le privatizzazioni. È drammatico, però. Questo è drammatico. Ora, io credo che ci dobbiamo ragionare, perché è anche vero che qualsiasi persona di buon senso oggi dovrebbe averla capita l'antifona. Io credo che il problema nostro non sia tanto non dirci di sinistra, poi per dei comunisti è anche un po' difficile, ma trovare la strategia e le azioni politiche che ci pongano nelle condizioni di uscire dall'attuale invisibilità. Perché faccio un esempio europeo: in Inghilterra il partito laburista, dopo gli anni di Blair, era completamente e meritatamente screditato. Farage aveva completamente sfondato nei ceti popolari più emarginati, popolari tra gli operai, i disoccupati, nelle zone della deindustrializzazione. E l'affermazione di Corbyn, cioè di uno che ha ripreso, ovviamente attualizzandoli, i principi del movimento socialista britannico e li ha riportati nel dibattito pubblico con forza, avendo la credibilità per farlo perché ha combattuto per una vita contro Tony Blair, ha fatto sì che un sacco di gente ha detto: ah cavolo, è tornata la sinistra, c'è qualcuno che la pensa come noi, qualcuno che è per il socialismo. Io penso che in Italia, ogni paese è diverso, ha una storia diversa, ma dentro ogni quartiere, ogni palazzo ci sono delle famiglie che sono state socialiste e comuniste per decenni, per più di un secolo, e che se c'è qualcuno che fa le cose che dice e dice delle cose che abbiano una capacità di parlare ai problemi di oggi, non è detto che anche la parola sinistra non possa tornare a circolare, anche perché ovviamente definire Renzi e compagnia cantante di sinistra o anche Martina è una barzelletta, e credo che è una barzelletta che si può facilmente oramai smontare. Era più difficile prima, quando loro erano gli ex comunisti, ma oramai anche questa. Quindi anche con Zingaretti stesso discorso, se mai dovesse diventare segretario. Ma guarda, io non sono per... L'anno scorso io ho avuto un dibattito in cui dal mio amico segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni al quotidiano Il Manifesto mi hanno criticato, dicendo che mi sbagliavo nel dire che le biografie contano. Io, se ti ricordi, sostenni, lo ricorderanno sicuramente i compagni,
io sostenni, Rifondazione sostenne, ma io a nome di Rifondazione, che si poteva riunire una sinistra in alternativa al PD, ma quelli che avevano la responsabilità di 25 anni di politiche antipopolari dovevano fare un passo indietro, perché non erano credibili come leader di uno schieramento anti-Renzi, anche perché la gente aveva votato Renzi proprio per liberarsi di loro. Mi si disse che le biografie non contano. Dopo le elezioni, e il risultato mi sembra magro, tutti hanno detto: ma la gente ci chiedeva solo di D'Alema e non dei nostri programmi, eppure sembravamo il PD pre-renziano. Io non lo dico perché per malcomune mezzo gaudio, però erano tutte cose facilmente immaginabili prima. Io dico questo su Zingaretti: a me non interessa che Zingaretti sia stato nella FIGC quando era giovane, al contrario di Renzi, perché voglio ricordare che in questo paese la prima guerra l'Italia l'ha fatta con un ministro che era stato il segretario, con un presidente del consiglio che era stato segretario della FIGC, con il segretario del PD che doveva fare la svolta laburista Bersani, abbiamo avuto il governo Monti, col primo presidente della Repubblica ex comunista Napolitano, non si sa che cosa non doveva accadere, tutto è accaduto di tutto e di più, compresa una manomissione della Costituzione che se avesse fatta Cossiga sarebbe passati alla lotta armata accusandolo di complicità, come pensate se lo faceva un governo di altro segno con Cossiga Presidente della Repubblica l'avremmo. Detto questo, quindi, che Zingaretti sia stato, io sono, ho cominciato a capire la psicologia degli ex comunisti quando sono diventato ex fumatore, e non mi fido mediamente degli ex. Se devo giudicare Zingaretti da come ha fatto il presidente della regione Lazio, è persona sicuramente più educata di Renzi, e quindi avremo sicuramente relazioni migliori, perché Renzi è uno con cui non si può prendere anche un caffè, ma non mi pare che sia portatore di un progetto di ricostruzione della sinistra. È la minestra riscaldata che ha portato a Renzi. Non a caso ha concluso quell'articolino che dovrebbe essere su Repubblica citando Bill Clinton, Dio ce ne scampi, manco negli Stati Uniti vogliono stare più assetti, e le solite cose. Io penso che bisogna giudicare i partiti e le persone da quello che fanno e quello che propongono. Se Zingaretti proporrà un programma di sinistra serio, ne discuteremo. Da quel che ho letto mi pare che proponga semplicemente che i dirigenti del PD, che litigando hanno sfasciato tutto, riacquisiscano un po' di buona educazione, rifacciano il caminetto in cui mettersi d'accordo tra quelli usciti e quelli rimasti, e dicano ogni tanto una parolina di sinistra per accontentare gli elettori. Io penso che dobbiamo fare altro, ti citavo il tuo libro non a caso. Io penso che l'unico modo per favorire un ravvedimento operoso, concreto in Italia, del Partito Democratico, di quel che ne nascerà, e che nasca una sinistra popolare alternativa anche al Partito Democratico, che abbia le dimensioni che abbiamo in Francia, in Spagna, in Grecia. Solo allora capiranno che la musica è un'altra, altrimenti sono semplicemente, il dibattito è su come riprendere un po' di voti, non mettersi in discussione. E non mi pare di aver mai letto che Zingaretti alla guida della sanità laziale ha contrastato lo smantellamento della sanità pubblica che è stato portato avanti dai governi di centrodestra e centrosinistra, o che abbia condotto una lotta senza quartiere alle cliniche private che costituiscono un potere affaristico criminale nella regione Lazio. Non mi pare che abbia combattuto il potere, strapotere dei palazzinari a Roma, anzi mi sembra tutt'altro visto le leggi edilizie in vigore del Lazio, quindi non vedo titoli per fare il campione. Insomma, se mi chiedi se Zingaretti può essere Corbyn, ti direi la risposta è no. Mi sembra chiaro. Parlavi prima delle elezioni del 4 marzo, ti chiedo se tu la sera del 4 marzo hai brindato anche te, oppure vedendo quelle scene da Mentana dei compagni di Potere al Popolo che si felicitavano, ecco, cosa hai pensato questa domanda? No, io ero nel, perché
c'è un grande equivoco. Noi abbiamo seguito i risultati dentro la birreria di un compagno di Roma sostenitore di Potere al Popolo, quindi per questo avevano tutti a birra in mano, anche perché c'erano persino compagni molto austeri come Citto Maselli che seguivano i risultati, quindi non è che ci fosse un rave, c'era il fatto che passando le ore di fronte a questi risultati eccetera, quindi si è creato un qui pro quo rispetto alla vicenda e anche alle dichiarazioni forse non uscite perfettamente bene di Viola. Io credo in quel momento, tra l'altro io sono un testimone oculare perché c'ero, mi pare uno della Sette ci aveva appena comunicato che in realtà eravamo oltre nelle successive proiezioni, certo. Proiezioni saremmo stati oltre il 2, quindi si stava creando una speranza, quindi credo che sia stato un accidente che è stato ingigantito troppo. Altra cosa è il fatto che noi percepiamo quel risultato drammaticamente venendo da una storia, e chi invece non viene dalla storia nostra e faceva la prima esperienza elettorale lo ha potuto vivere in un'altra maniera, come inizio di qualcosa, mentre per noi, che ovviamente sappiamo in altri tempi di aver preso ben altre percentuali, risultati come quelli sono depressivi. Però in generale la vicenda mi pare grandemente ingigantita, più che altro un errore. Il Potere al Popolo, quel voto lì, quell'1%, quel simbolo, anche quella dicitura Potere al Popolo, che come dicevamo prima taglia un po' rispetto al passato, no? Anche a livello nominativo. Tu credi in questo progetto? Cosa ne pensi? Ma io penso una cosa, che l'anno scorso noi abbiamo tentato disperatamente, anzi siamo gli unici che ci hanno provato fino alla fine, insieme a Tommaso Montanari, che poi diciamo ha gettato la spugna, e per me è stato un peccato, di costruire un'aggregazione che avesse la forza per non essere invisibile e non essere oscurabile come è stata Potere al Popolo, ma avesse anche le caratteristiche nella sua composizione, nel suo programma, di credibilità e di radicalità per costituire un punto di riferimento per un elettorato che per me era scientifico, che non avrebbe votato il Partito Democratico e né per chiunque ricordasse quel mondo. E quella cosa non è riuscita perché il brancaccio è stato ammazzato non da noi ma da Sinistra Italiana, è possibile che hanno deciso, e anche devo dire da una dei garanti che poi ha preferito i 5 seggi sicuri, ma mai nulla sicuro nella vita, Anna Falcone, esatto, di fare una cosa che con lo spirito del brancaccio non c'entrava niente. Noi aderimmo al brancaccio, io sono stato qui l'anno scorso, ho fatto un dibattito in cui dissi che noi eravamo prontissimi su un programma radicale a fare quello che diceva Tommaso Montanari, una sinistra unita ma nuova, radicale, in discontinuità con 25 anni di errori del precedente centrosinistra, che non candidasse i responsabili di quegli errori, che tra l'altro hanno avuto talmente lunghe legislature. Pensate un po' che a D'Alema non sono riusciti, anche con il taglio di Fico, non gli hanno potuto tagliare il vitalizio, perché lui in realtà, facendo il ricalcolo, gli aumentava il vitalizio. Quindi insomma, uno ogni tanto può stare pure a casa. Noi eravamo disponibilissimi, se ce l'avessimo fatta io credo che lì avremmo creato un'alternativa già delle dimensioni in grado di avere una massa critica, un minimo. Purtroppo quella cosa è stata ammazzata. A quel punto noi avevamo una scelta, che decidevamo che il sottoscritto, qualche d'un altro di noi, facesse come Civati e fra due anni, poi uno è andata male, uno è andata bene, ma su per giù non mi pare che il socialismo avanzi a quelle parti, a giudicare anche dai sondaggi. Oppure di issare la nostra bandiera rossa e dire che in Italia ci sono, c'è ancora una sinistra che quello che dice fa, che non era disponibile a un'operazione di quel tipo e che provava a mettere insieme le forze che ci stavano, fossero centri sociali, sindacati di base, ma noi l'abbiamo detto a tutti, poi c'è chi è venuto e chi non è venuto. Per cui Potere al Popolo, a mio parere, di positivo ha avuto che si sono ricomposte alcune aree della sinistra antagonista, che a posto di essere in competizione è bene che stiano insieme e collaborino insieme, superando anche le incomprensioni, i settarismi
eccetera, che ci sono nell'area della sinistra anticapitalista, eccetera. E se io dovessi dire è il Podemos italiano e la Sinistra italiana, direi di no, al momento almeno. Però è l'unica soggettività che il 13 giugno era in piazza con Abu e i braccianti di Rosarno dopo l'assassinio di Soumaya Sako, in piazza in corteo contro questo governo, con una manifestazione, finora l'unica manifestazione nazionale contro questo governo da sinistra, con la piattaforma di unità tra lavoratori immigrati e lavoratori italiani, l'unica. E ieri, anche se non so se l'hanno detto in TG, le uniche bandiere in piazza sotto il sole a Rignano, dove sono morti 16 migranti, sangue del nostro sangue, perché della canzone, perché per i comunisti non è la nazionalità che determina la comune appartenenza, sangue 16 della nostra classe. Ebbene, le uniche bandiere che c'erano, oltre quelle USB, poi il CGL, erano di Rifondazione Comunista e Potere al Popolo. E di questo io credo che noi dobbiamo essere orgogliosi. Dopodiché penso che noi dobbiamo lavorare, avendo la coscienza che neanche tutti i movimenti hanno aderito a Potere al Popolo, che c'è stata un sacco di gente che non se l'è sentita perché ha detto ma noi non facciamo una lista in un mese, ma dove andiamo, eccetera eccetera, e che ha saltato il giro, che ci sono soggettività che hanno un dibattito, io penso, e noi l'abbiamo fatto e proponiamo di lavorare a partire da Potere al Popolo per costruire un quarto polo che aggreghi tutti quelli che vogliono fare un polo alternativo a tutti i poli esistenti. E benvenuto a chi lo vuole fare, però. Più ne siamo, io penso, meglio è. Quindi io non vedo Potere al Popolo come un partitino che sostituisce Rifondazione nella soluzione di tutti i problemi, ma come un pezzo militante della sinistra italiana che in questi anni non si è rassegnata, non si è arresa, che può essere un motore, come appunto era ieri, come è stato il 13 giugno, come è stato a Macerata. Io voglio ricordare, perché adesso, quando dicevo prima, il PD non è legittimato a convocare manifestazioni antirazziste, ma io vi ricordo, il sindaco PD di Macerata disse di non andare a manifestare, cioè dopo una tentata strage che solo perché quel seguace di Salvini non era un buon killer, diciamo, però l'impegno ce l'ha messo, perché ne ha feriti 6 di persone, no? Vi ricordate? Noi abbiamo avuto l'onta che il sindaco PD disse che non bisognava manifestare come antirazzisti e antifascisti. Fosse accaduto 30 anni fa, perché le fiamme si sarebbero levate. E dopodiché vi ricordo che il ministro Minniti disse che avrebbe vietato la manifestazione antifascista, e vi ricordo che purtroppo, ahimè, l'organizzazione a cui io sono iscritto, l'associazione Lampi, decise di non fare più la manifestazione. Lo decise anche l'ARCI, la CGL. Noi di Potere al Popolo dichiarammo: noi organizziamo almeno 15 pullman da tutta Italia e saremo a Macerata, vietata o non vietata, perché gli antifascisti vanno a manifestare contro il razzismo e il fascismo dopo una strage. E alla fine c'è stata, finora, la più grande probabilmente manifestazione antirazzista, perché poi tanti circoli ARCI, ampi, eccetera, si sono mobilitati. Ecco, io credo che questo debba fare Potere al Popolo. Siccome sappiamo che c'è una grande dispersione nel nostro mondo, persino tra i più radicali e più comunisti, Potere al Popolo, a mio parere, a questo serve, non a essere elemento di divisione o neopartitismo, ma a svolgere una funzione di cui oggi c'è bisogno. Cioè, io sono contento se persone, al posto di discutere sulla crisi della sinistra, si riuniscono per discutere, per fare nel proprio territorio e a livello nazionale cose di sinistra. Quindi alle prossime elezioni europee Potere al Popolo
sarà nella scheda, oppure probabilmente ci sarà un altro soggetto ancora al quale Potere al Popolo e Rifondazione a sua volta aderisce? Ma la nostra proposta è chiara, che alle prossime elezioni europee ci sia una sola lista a sinistra dei socialisti europei e del PD. E lo abbiamo detto in tutte le lingue, e lo abbiamo detto, io sono stato invitato all'Assemblea Nazionale di Diem, nel movimento Varoufakis, e ho detto non ha senso che si fa la lista Varoufakis, la lista degli amici di Tsipras, la lista degli amici di Melechon, eccetera. Tutti coloro che sono per la rottura con questo tipo di Unione Europea, che non significa l'antieuropeismo, perché quello è della destra, e la critica dei trattati europei, che noi, prima che anche qui usciamo da dibattiti in cui ci dilaniamo in maniera demenziale, Rifondazione Comunista è l'unico partito che ha votato contro i trattati europei, mentre la Lega li ha votati tutti. Quando si lamentano, ah, ma i trattati prevedono questo, loro l'hanno votato, noi votammo contro. E l'intervento di Lucio Magri in Parlamento per motivare il nostro voto contrario, io credo possa essere assunto come manifesto di una lista da presentare alle elezioni europee di una sinistra popolare, fedele alla Costituzione repubblicana e quindi europeista, ma in senso progressivo. E penso che, come in Spagna si presenterà Unidos Podemos, in Italia noi dovremmo presentare una lista in cui ci sia il movimento di Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, a cui noi abbiamo esplicitamente chiesto di spendersi, anche perché la sua visibilità e il fatto che a Napoli ci sia stata una sinistra che ha vinto in alternativa a tutti, compreso a PD Napoli, è l'unica città in Italia dove l'acqua è stata ripubblicizzata ed è gestita da un'azienda di diritto pubblico e non da una SPA. Per una legge della fisica si è vinto senza allearsi col Partito Democratico. E noi dovremmo cercare a livello nazionale di fare questa cosa e stare tutti insieme, e da questo punto di vista quindi non è un problema di sigle, ma di dare vita a un quarto polo in Italia che oggi non c'è. E dobbiamo farlo subito, prima si fa e meglio è, perché c'è bisogno di costruire un'alternativa prima che la gente, per liberarsi di quelli a cui votato stavolta, torni in questo alternarsi la padella alla brace, torni qualcuno a Forza Italia e qualcuno al PD. È bene che noi costruiamo invece un polo popolare che sia in alternativa a tutte le politiche in campo in questo momento, e penso che le elezioni europee debbano essere il momento di esordio. Quindi, nonostante Potere al Popolo in crescita nei sondaggi, che alcuni danno il 2,7 e altri il 2,5, io sono contrario a impiccarsi al nome, al simbolo. L'importante è che aggreghiamo le forze che diano l'idea che un'alternativa in questo paese è possibile, cioè che con lo stesso spirito con cui abbiamo fatto a dicembre Potere al Popolo, noi abbiamo detto chi ci sta a costruire una lista che abbia queste caratteristiche è benvenuto. Non è che abbiamo fatto l'esame del sangue a nessuno. Non vedo perché non farlo adesso e farlo anche come Potere al Popolo. Un'ultima informazione: nella Assemblea Nazionale di Potere al Popolo, come Rifondazione, avevamo già votato, discusso, ma nell'Assemblea Nazionale di Napoli di Potere al Popolo, nel documento politico conclusivo, c'è scritta questa proposta. Dipende anche da chi è in campo. Io penso che per esempio sia fondamentale il ruolo che può svolgere, lo dicevo prima, una personalità come quella di Luigi De Magistris. Ecco, l'unica cosa che ti chiedo, ecco, non è un po' schizofrenico ad ogni elezione riproporre un nome nuovo, un simbolo nuovo? Tu da militante, ora segretario di Rifondazione Comunista, da quanti anni è che non voti lo stesso identico simbolo per due volte di fila? Perché è un tema, secondo me, col quale bisogna fare i conti. Voglio dire, la Lega, per dire, ha cambiato completamente visione politica, eppure quel simbolo lì è sempre lo stesso da 20-30 anni, del bene e nel male. Un elettore di sinistra che non segue le vicissitudini
mese per mese di tutto il frastagliato mondo della sinistra radicale, ad ogni elezione non sa stavolta chi siete, qual è il vostro nome. Ecco, c'è anche un problema però forse anche di riconoscibilità, perché ad ogni elezione c'è un simbolo nuovo, delle persone sempre le stesse, ma poi magari una volta il riferimento è Tsipras, un'altra volta è Ingroia, un'altra volta... secondo me è un problema, che secondo me andrebbe forse messo più in considerazione, anche a dispetto, anche vedendo come stanno andando questi sondaggi. È chiaro, sono dei sondaggi, quindi non fanno cassazione, però vedere che quel potere al popolo sale, ecco, non c'è il rischio secondo te di delapidare questo piccolo patrimonio? Voglio essere chiaro su questo, perché in potere al popolo c'è anche chi fa questo tuo ragionamento. Io la vedo così: il problema nostro non... Prima una compagna ricordava la campagna del 1976, io ero molto piccino, però facevo il casa a casa, quindi ho fatto tutte le campagne elettorali da allora fino adesso, ed è evidente che quando avevamo un simbolo che conoscevano milioni di persone era una passeggiata, anche perché fortunatamente c'erano milioni di persone che si identificavano con quel simbolo. Purtroppo non per colpa dei compagni che hanno resistito e che stanno qui, e neanche, devo dire, credo, di chi in questo momento sta parlando, quel patrimonio è stato dilapidato. E tanto è vero che persino noi ci ritroviamo che un simbolo come la bandiera rossa, falce e martello, con questo proliferare di liste solo per presentarle senza neanche l'obiettivo di avere neanche lontanamente la possibilità di eleggere, ci sta trasformando purtroppo come comunisti in una barzelletta. Poi ho notato che quelli che sono più da barzelletta come Rizzo vanno molto in televisione, mentre a noi questo mi fa pensare che qualcosa di sensato la diciamo, visto che non ci invitano mai. E io la vedo così: è evidente, e lo diciamo da anni, che ci vorrebbe una soggettività unitaria che abbia una continuità, una strutturazione e una possibilità di presentarsi in più occasioni, di farsi conoscere, eccetera. E però dobbiamo fare i conti anche con altre cose. Faccio un esempio banalissimo: nelle ultime elezioni amministrative, proprio per il ragionamento che facevi tu, in molti comuni i nostri compagni hanno detto: dobbiamo presentare a tutti i costi la lista di potere al popolo. In altri, i nostri compagni, sia per coinvolgere altri che a potere al popolo non avevano aderito, sia per costruire un progetto che a livello comunale apparisse più credibile, più capace di andare oltre l'1%, hanno fatto liste con altre denominazioni. Se facciamo un bilancio, persino nei luoghi in cui le persone coincidevano, erano sostanzialmente quelli di Rifondazione e Potere al Popolo che si sono chiamati in un'altra maniera, abbiamo preso molto di più, perché il progetto si presentava in quella città in una maniera più forte. Faccio notare, tu che sei conoscitore delle esperienze europee, che in Spagna Podemos, che non ha i voti di Potere al Popolo, ha conquistato insieme a Izquierda Unida le più grandi città spagnole, con liste in cui non c'era la denominazione né del Partito Comunista che fa parte di Izquierda Unida, né di Izquierda Unida né di Podemos. A Madrid si chiama Ahora Madrid, a Barcellona in comune, eppure hanno vinto le elezioni e hanno superato di gran lunga il loro PD, che poi anche meglio i socialisti, o no? E io ho, né in Spagna hanno, si sono posti il tema di cambiare, e al posto di presentare il simbolo che aveva sfondato hanno creato Unidos Podemos, un altro simbolo. Quindi io non ne farei un feticcio, anche perché se lo dovessi fare partirei allora da bandiera rossa e falce e martello, che forse in questo paese riconoscono ancora in tanti e farebbe notizia. Io penso che noi abbiamo un problema: fare un progetto che abbia la forza sociale di arrivare in più quartieri possibili, quindi contare su più forze possibili, e abbia abbastanza forza per non essere invisibile sui media. Se questo si riesce a fare in una maniera credibile, allora lanci una cosa più larga, che noi definiamo non come nome ma come concetto
come quarto polo, come nuova sinistra. Io uso spesso l'espressione sinistra popolare, perché quella radicale dà l'idea che ci sia una sinistra moderata. Siccome io considero il PD la sinistra del capitale, il partito di quelli che tifavano per Marchion, credo che noi dobbiamo costruire una cosa che sia la sinistra popolare, cioè chi sta in basso nella società finalmente ha un polo di quelli, delle persone che si rimettono insieme per difendere i propri diritti. Ora dipenderà da come vanno le cose. Faccio degli esempi concreti. Se uno come De Magistris mi dice che lui non vuole confluire dentro Potere al Popolo, ma è disponibile a fare una lista insieme a noi, eccetera, io non gli direi no, devi confluire per forza dentro Potere al Popolo, perché Potere al Popolo ha preso l'1%, non è che ha preso il 10%. Ma questo vale anche per tutti quelli che stanno dissentendo la sinistra italiana, eccetera. O magari si spaccherà l'EU domani e ci sarà un ravvedimento peroso di qualcuno, ma vale anche nel nord Italia. La maggioranza dei centri sociali non hanno aderito a Potere al Popolo, che era nata a Napoli come idea, eccetera. Se decidessero di starci, e considera che a Bologna o a Padova le coalizioni civiche, a Padova anche con la nostra partecipazione promossa con i centri sociali, eccetera, hanno preso risultati elettorali eccezionali. Allora, cioè, voglio dire, se c'è un processo di allargamento su un programma condiviso per avere più forza tutti, io non sarei settario. Ovviamente, se rimaniamo noi, quelli che hanno fatto Potere al Popolo, discuteremo e ripresenteremo Potere al Popolo, ma non ne farei un elemento di divisione, perché io sono convinto che ci sono un sacco di forze, di soggettività che sentono il bisogno di una rinascita. Poi possono anche discutere se bisogna usare il nome sinistra per i motivi che dicevi tu, però c'è un sacco di gente che sente bisogno in questo paese di una sinistra degna di questo nome, e se torna in campo ed è visibile con persone credibili, io penso che anche tante compagne e compagni che hanno votato 5 Stelle come voto utile contro il PD potrebbero ripensarci. È una fatica costruire questa cosa, ma io penso che il ruolo dei comunisti è fare le cose, come diceva Ingrao, lo ripeto sempre, impossibili. Quelle facili le fanno, insomma, i partiti alla moda. Senti, in questo progetto, ecco, sono inclusi anche possibile sinistra italiana, secondo te? Come vedi anche la dinamica dentro Liberi Uguali? Perché è chiaro che avere due liste diverse fuori dal PD con uno sbarramento del 4% complica di molto la vita di entrambe poi le formazioni. Allora, io escludo Liberi Uguali dal ragionamento che ho fatto, perché Liberi Uguali è una formazione di centrosinistra i cui principali esponenti discutono di come ricostruire una coalizione col Partito Democratico, sostanzialmente. Vi ricordo che nel momento in cui la crisi di governo, cioè sembrava che non si riuscisse a costruire un governo, vi ricordate? Ci sono state una settimana in cui sembrava che le consultazioni alla fine, D'Alema, intervenendo a un'iniziativa a Roma, ha detto chiaramente che bisognava fare la lista alleata in coalizione col PD. Quindi io, per me, quello che valeva l'anno scorso vale anche oggi. Non ho cambiato minimamente opinione, perché altrimenti la gente poi davvero comincerà a pensare che la cosa più a sinistra che c'è in Italia è il Movimento 5 Stelle, e questo lo ritengo purtroppo una tragedia, ma non per altro, non perché ci fanno concorrenza, perché poi le cose di sinistra non le fanno, ma penso invece che possa accadere che tra coloro che in buona fede hanno sostenuto Liberi Uguali, sopravvalutando il fatto che D'Alema e Bersani avrebbero guidato un esercito di ex militanti del PC e dei DS con loro, e che quindi sarebbe accaduto un grande, insomma, io penso che ci sono tanti compagni e compagne che io stimo, che sono persone assolutamente di sinistra, che hanno sempre fatto battaglie, eccetera, e ci sono anche dentro sinistra italiana. È possibile, tra l'altro mi pare che sia già uscita dall'EU, quindi ha già fatto un passo avanti. Per cui non escludo che accada un fatto politico da quelle parti, e cioè si decide di fare qualcosa, cioè di fare quello che non hanno voluto fare in passato. L'importante è però, se questo accada
intorno a discriminanti chiare, perché il vero problema italiano non è che cambiamo nomi. Tu che segui sempre la scena europea, in Francia siamo arrivati come sinistra radicale oltre il 20% e per un pelo non si è andati al ballottaggio alle presidenziali, con progetti che si sono chiamati prima Front de Gauche, poi France Insoumise, in tanti modi diversi, però era chiara la direzione, cioè che una certa sinistra si rimetteva insieme in alternativa sia a Sarkozy sia a Hollande e ai socialisti, e che era la sinistra che era stata nelle piazze a fare le lotte contro la legge sul lavoro, eccetera eccetera. Quindi una discriminante chiara, e un popolo si è riaggregato, ha ritrovato le proprie parole d'ordine, nuove generazioni hanno scoperto una passione politica. Ora noi siamo molto lontani in Italia da questo obiettivo, e quindi dobbiamo avere, secondo me, il massimo di rigore sui programmi e sui comportamenti, ma il massimo anche di apertura a riaggregare tutti quelli che condividono i nostri valori e le nostre discriminanti. E io continuo a essere convinto che le nostre posizioni in questo paese siano potenzialmente, mai come oggi, maggioritarie. Dico perché, avendo preso l'1,1%, posso passare per pazzo. Io invece lo ripeto, sono maggioritarie, e cito le ultime elezioni. Qualsiasi analista politico dice che le due proposte di maggior successo, che hanno spostato voto popolare verso la Lega al nord e voto popolare al sud verso il Movimento 5 Stelle, sono state abolizione della legge Fornero e reddito di cittadinanza a sud. Vi ricordo che erano i nostri cavalli di battaglia, e due dei 3-4 punti che noi dicevamo al Brancaccio che dovevano essere in maniera intransigente in cima alla piattaforma di una nuova sinistra unita e radicale. Non è colpa nostra se non ci hanno fatta fare, ma quella cosa è una spia di qualcosa. Cioè che oggi, dopo anni di crisi e di politiche liberiste, ci sono milioni di persone che hanno problemi a campare, che sono disponibili a mettere in discussione la maniera con cui hanno votato tradizionalmente. E come è accaduto che si siano spostate da una parte, si possono spostare anche da un'altra. Però devi costruire una proposta politica e una pratica sociale corrispondente che siano credibili per fare questo lavoro. Altrimenti le persone si rivolgeranno, a mio parere, in maniera inevitabile altrove. Io vi ricordo che noi eravamo invisibili, ma Liberi Uguali in televisione c'era. Eppure. Molto. Ma c'era con Grasso che diceva che non si poteva abolire la riforma Fornero, e che se lo chiedeva il Presidente della Repubblica si poteva fare forse il governo col PD e pure con Berlusconi. Vi ricordate? È evidente che uno che era, uso un termine, diciamo un po' arrabbiato, ma di gente che è molto più che arrabbiata in questo paese è pieno, decidesse, pur avendo votato sempre a sinistra, di votare Movimento 5 Stelle per mandare tutti a casa. A me sembra abbastanza matematico che accadesse, ed è purtroppo accaduto. La prossima volta cerchiamo di farci trovare preparati, e noi facciamo di tutto per arrivare a questo obiettivo. Visto che andiamo incontro a un voto europeo, ti chiedo, la parola sovranità barra sovranismo è una parola di destra o parla anche ai comunisti e alla sinistra? Ma io credo che il dibattito sul sovranismo sia una, che poi ovviamente non va, se vai in un bar, in un luogo di lavoro non ne parla nessuno, però i mondi più si restringono e più riusciamo a trovare la maniera per sviluppare la nostra attitudine all'autolesionismo. Il dibattito sulla sovranità a me sembra quello che c'è stato per anni sul reddito o lavoro. Io sono stato il primo, insieme a Paolo Cacciari, a presentare un congresso di Rifondazione una mozione per chiedere che nella piattaforma negli anni 90, della piattaforma del partito, fosse inserito il reddito minimo garantito, salario sociale.
E mi ricordo che c'erano compagni contrarissimi, no? Perché noi siamo per il lavoro, eccetera. Quando in tutta Europa, nel dopoguerra, i governi, i paesi che avevano avuto dei governi di sinistra, avevano introdotto un reddito minimo per evitare che la gente andasse a raccogliere i pomodori per un euro all'ora o due euro all'ora, anche se italiano, perché non solo gli immigrati, ci sono anche italiani che muoiono sotto il sole a due euro all'ora in questo paese. E di ieri, oggi è su tutti i giornali la notizia a Palermo della gente che si fa fratturare le braccia. L'avete letta, sentita? Gente si fa fratturare le braccia da dei banditi italiani, naturalmente, per prendere poi 400-500 euro da quelli che fanno la truffa all'assicurazione. Allora, per anni noi abbiamo avuto un dibattito assurdo per cui o eri per il lavoro o per un reddito minimo garantito. Poi alla fine, meno male, tutti hanno capito che ci vogliono entrambe le cose, anche per rafforzare il potere contrattuale di chi lotta per un salario giusto, soprattutto in epoche di alta disoccupazione. Sul sovranismo è identico. La nostra, è ovvio che noi di sinistra e comunisti siamo internazionalisti. Il nostro movimento nasce col manifesto di Marx e Engels che dice: proletari di tutto il mondo, unitevi. Quindi. Ma altra cosa è dire una cosa banalissima: la nostra Costituzione dice la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme previste dalla Costituzione, giusto? Però dice in altri articoli che siamo disponibili a cedere una quota della nostra sovranità a livelli, sovranità democratica, a livelli sovranazionali. Il problema qual è? Che molto spesso, ma noi, guardate bene, scusate, quando contestavamo il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio ai tempi di Seattle, o il G8 di Genova, cosa dicevamo? Che stava accadendo una cessione della sovranità democratica non a istanze planetarie o europee democratiche, perché andrebbe bene. Benissimo, che problema c'è? Poi farò degli esempi per chiarirmi concreti rispetto all'economia della nostra vita, ma a organismi ademocratici o addirittura antidemocratici. Allora, veniamo all'Unione Europea. Quando Magri fece la famosa dichiarazione a nome di Rifondazione Comunista dicendo: noi non votiamo il trattato di Maastricht perché dividerà i popoli europei, le nazioni europee, al posto di unirle, non le fece mica in nome di un sovranismo nazionalistico, ma lo fece in nome dei principi della Costituzione. Ma è possibile che noi cediamo la sovranità democratica verso obiettivi che sono contrari agli obiettivi della nostra Costituzione? E allora il tema, io credo che dovrebbe uscire dall'astrattezza e dall'ideologia, e come fanno i nostri compagni negli altri paesi europei. Torno alla Spagna, torno all'America Latina. Mi pare evidente da comunisti che noi riteniamo che dentro una globalizzazione in cui il capitale finanziario è fortissimo, un singolo Stato-nazione è molto debole, anche se avesse un governo fatto da noi, composto da forze radicali, eccetera. E quindi che lo spazio europeo sarebbe lo spazio migliore per contrastare lo strapotere del capitalismo selvaggio di oggi. Su questo è ovvio. Ma guardate bene, in America Latina, se voi andate in un'assemblea dei nostri compagni in qualsiasi paese dell'America Latina, dicono che per difendere la propria sovranità popolare nel loro paese bisogna unire i popoli dell'America Latina. Tant'è vero che usano il concetto di patria grande, cioè l'intero continente latinoamericano, se no un paese che va a sinistra in un singolo paese viene schiacciato dagli americani, dalla finanza, dai multinazionali. E io il ragionamento che farei in Europa, faccio un esempio: la nostra Costituzione all'articolo 4 dice che c'è il diritto al lavoro, giusto? Questo implica che l'obiettivo della nostra Repubblica è fare politica di piena occupazione, anche se non lo dice nessuno tranne noi quando giriamo tra, insomma, nei nostri cenacoli. Ma i nostri governi da anni accettano che la Commissione europea fissi un indice ottimale di disoccupazione per l'Italia superiore al 10%,
Cioè l'obiettivo dell'Unione Europea è che l'Italia abbia una disoccupazione superiore al 10%, il contrario della nostra Costituzione. Io non sono sovranista, ma penso che le forze popolari in Italia debbano chiedere che l'Europa sia integrata sulla base di trattati che abbiano come obiettivo la piena occupazione e una vita dignitosa per tutti, o no? E se c'è la possibilità di muovere le merci e i capitali per tutta Europa senza barriere, io voglio un'Europa dove ci sia il salario minimo europeo, perché quando si è unita l'Italia in un processo di unificazione che come quello europeo aveva forti caratteri imperialistici, colonialistici verso il sud, la sinistra non è che ha chiesto di tornare al regno delle due Sicilie, ma ha chiesto e si è battuta per il contratto nazionale di lavoro, o no? Ora, io credo che dovremmo continuare il dibattito deideologizzandolo e discutendo concretamente di quali misure, di quali sono le nostre proposte. Io credo che noi abbiamo un programma che è molto simile a quello di Mélenchon in Francia, ma anche a quello che aveva Tsipras e poi non ha potuto realizzare perché lo hanno strangolato da veri killer dell'economia quali sono, compreso Mario Draghi, che è stato santificato in Italia, ma pare che in Italia i killer dell'economia vadano, non parlo di quello che ci ha appena salutato, ma di cui io non ne parlo dopo se mi fa una domanda. Ma allora dico, noi dovremmo fare in tutti i paesi europei una battaglia contro questi trattati e dire che in caso ci fosse un governo popolare in Italia, l'Italia disobbedirà ai trattati europei laddove sono in contrasto con la nostra Costituzione. Credo di essere stato chiaro. Non significa essere nazionalista, significa essere a favore dei valori per cui la sinistra si è sempre battuta. Visto che parlavamo di Tsipras, mi piacerebbe chiedere una tua opinione su questi suoi primi anni di governo, cioè se secondo te ha mantenuto le promesse, se i compromessi che ha dovuto fare sono stati a perdere, se ha sbagliato qualcosa, se avrebbe potuto fare qualcosa di diverso, se la tua valutazione è positiva rispetto al governo di Syriza in Grecia. Allora, innanzitutto una questione di metodo. Io, i compagni di Syriza erano un partito, Sinaspismos, credo intorno al 3%, 2,5%. Hanno aggregato tutte le forze a sinistra radicale. Quando noi diciamo che è potere al popolo è settario, se pensiamo a tutti quelli che hanno messo insieme per fare Syriza al confronto, hanno raso al suolo il loro PD riducendolo credo al 4% e non l'hanno voluto come alleato neanche dopo che l'hanno ridotto al 4% dicendo siete una manica di ladri. Hanno fatto un'impresa che noi non abbiamo fatto, quindi io penso che noi della sinistra radicale comunista italiana dovremmo, quando parliamo di Syriza, essere piuttosto umili, perché non, come erano i nostri nonni o bisnonni quando parlavano dell'Unione Sovietica di Lenin, perché quello la rivoluzione l'aveva fatta, qua ne avevamo discusso. E quindi è una questione di metodo, perché in Italia ci sono le mode. Prima Tsipras è stato presentato come Superman, perché oramai anche nel nostro popolo è entrata la forma mentis, sono entrati i prototipi mentali dominanti, e quindi tu non voti per un'opzione politica che ha le sue contraddizioni, le sue difficoltà, ma c'è il leader Superman, vince elezioni, va là, fa, non fa. Ma questo è un modo da ragionare da berlusconiani. I compagni di Syriza hanno tentato di aprire un processo rivoluzionario in Europa, cioè costringere il resto dei paesi europei a ridiscutere le regole di questa Europa neoliberista. Non ci sono riusciti, anche perché tutti i governi si sono coalizzati per strangolarli, tra cui il governo guidato dal PD d'Italia, non dimentichiamoci. E l'Italia avrebbe avuto tanto da guadagnare dal dare una mano, perché se cambiavano quelle regole non è che veniva favorita solo la Grecia, veniva favorita anche l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Francia, cioè avevano più margini di spesa, eccetera, non dimentichiamocelo mai. È evidente che loro pensavano di, con la mobilitazione popolare eccezionale che avevano avuto al loro sostegno, che ci fosse in Europa un'ondata di solidarietà fortissima che costringesse i governi,
non c'è stata anche per la nostra debolezza in tutta Europa, e hanno gestito una ritirata. Io poi sono comunista, so benissimo che i bolscevichi fecero la rivoluzione d'ottobre pensando che era l'inizio della rivoluzione in Germania, Italia, Francia, eccetera. Poi si sono ritrovati a gestire il fatto che dalle altre parti le rivoluzioni o fallirono o non partirono manco. Ovviamente su scala diversa è accaduta la stessa cosa. La Grecia è il più povero paese europeo, che non esporta praticamente nulla, importa di tutto, ha subito un attacco di terrorismo economico da parte della BCE, per la quale a mio parere Mario Draghi meriterebbe di essere sottoposto a un tribunale internazionale, perché sai, un governo che contratta mentre la gente non può manco andare a prelevare 100 euro in banca, e che è minacciato di non poter neanche più avere le riforniture per poter far arrivare la benzina nei distributori, eccetera. È una situazione complessa. Poteva fare altro? Io non lo so, non sta a me giudicare. Ho fatto anche una discussione a Cuba in cui i cubani, ero presente anch'io perché ero un incontro con la sinistra europea, chiedevano delucidazioni ai compagni di Syriza. Io penso una cosa, che sia legittimo anche che nella nostra area ci sia dibattito su questa esperienza, e come ci sono in Grecia compagni che sono usciti da Syriza criticando le scelte, eccetera, Varoufakis, ma anche Unità Popolare, la Zoo Costantinopoulos, c'è un dibattito. Va benissimo, ci sia dibattito anche tra noi in Italia. Io credo che su una cosa si sbagliano quei compagni che sui social danno dei traditori a Syriza e Tsipras. In realtà molto spesso, anche condividendo articoli dalla stampa mainstream che ha tutto l'interesse a dimostrare che non c'è possibilità di alternativa in Europa, e io la penso come Pablo Iglesias, non come Melechon. Su questo Pablo Iglesias era a fianco a Melechon, gli hanno chiesto e ha detto che lui pensa che Tsipras sia un compagno che ci ha provato e ci sta provando. Saranno i greci a decidere se ha fatto bene o male. Io mi sento personalmente solidale con Syriza, coalizione della sinistra radicale, che ha fatto un'impresa di cui ci sarebbe bisogno anche in Italia. Ma penso una cosa fondamentale, che non avrebbe senso in Italia dividersi tra quelli che hanno un giudizio positivo, meno positivo o addirittura negativo su Syriza. È assolutamente assurdo. Noi dobbiamo unirci in Italia in vista delle europee, ma io dico in vista soprattutto di costruire una grande coalizione, una forza di opposizione, un polo di opposizione, poi magari di governo, intorno a un programma che costruiamo in Italia, come si fa in Spagna, come si fa nei paesi più intelligenti. Dividersi io credo che sarebbe nefasto. Credo che dovremmo studiare di più concretamente come è andata l'esperienza greca. Bene, io direi di chiudere, anche perché Marco mi faceva segno che abbiamo terminato il tempo. Grazie a Maurizio Acerbo, segretario. Grazie a tutti voi per la pazienza, e soprattutto alle compagne e compagni che quest'anno hanno organizzato questa bellissima festa, perché le nostre sono delle zone temporaneamente autonome. Se possiamo parlare e parlare ad altri, è solo perché ci auto-organizziamo e conquistiamo il nostro spazio. E proprio per questo lo dico, non lo vedo adesso al compagno Sferini, non abbiamo nessuna intenzione di arretrare di un millimetro rispetto al ruolo che deve avere Rifondazione Comunista, e non, qui lo dico rispondendo a delle sollecitazioni che ogni tanto arrivano da Matteo. Io penso seriamente che l'esistenza di Rifondazione Comunista non è un gruppo conservatore, e lo dimostrano anche le storie delle persone che fanno questa festa e feste come questa in tutta Italia, ma sia un elemento fondamentale per ricostruire la sinistra in questo paese, perché noi ci portiamo con noi la parte migliore del nostro patrimonio storico, con la coscienza che questo patrimonio non va imbalsamato, ma va investito nella costruzione di qualcosa che serva a lottare meglio oggi per gli obiettivi di sempre. Grazie a tutti e a tutte.